Buonasera, buonasera. Come sta? Come sta, presidente? Tutto bene, eh? Adesso però se si muove dovrebbe stabilizzarsi perché adesso non la vediamo più. Se ce la fa, eh? Perché sono in macchina. Ah, ok. Ah, ecco, adesso meglio, adesso meglio. Speriamo che riusciamo a almeno un paio di minuti a dialogare e interloquire. Allora, tutto a posto, lei è considerato il salvatore a Chieti, eh? Oh, che Salvatore, ho fatto quello che si poteva fare, ecco. Poi l'ex presidente Ettore Serra è una brava persona, doveva dare una mano e gliel'ho dato. E Però siamo riusciti a far tutto e siamo tutti contenti. siete tutti contenti? Adesso bisogna. Intanto dobbiamo aspettare giovedì, vero? Per Sì, ma l'ufficialità? proprio non ci sono dei problemi, abbiamo già mandato tutto su, c'è una data di test positivo, tutto a posto, vuol Ah, dire perfetto. che Quindi possiamo dobbiamo già dire che continuare. il Chieti è iscritto al campionato di Serie D. Bene. Questa è una cosa molto, ma molto importante. Ci può anche dire, ma quanto ha tirato fuori? Non si può dire, no? Meglio. Però qua non si può dire, ecco. Ho capito. No, sa perché i tifosi sono curiosi, perciò. 10, 20, 50, 2000, no, non si può Ho dire. capito, Poi no, ma ho sistemato tutto. ci mancherebbe, noi ci proviamo sempre, insomma, per il lavoro che facciamo. Senta, presidente, tra l'altro il Neo DS è Michele Ciccone, che lei conosce da anni, no? È Mi stato con lei anche a conoscono Grosseto. diretti, il senatore generale Avemo Berardo Esatto. e poi. Ecco, adesso si è bloccato il collegamento via Zoom e purtroppo è in movimento il presidente del Chieti, quindi vediamo se siamo più fortunati, saremo più fortunati. Questa è una bella notizia, Beh, sicuramente, sicuramente, perché insomma, le notizie degli ultimi giorni erano diventate davvero no? preoccupanti. Certo. E mancavano le liberatorie, poi Mi l'intervento di Di Matteo è stato risolutore, no? Da quello che sì. ci dice è tutto a posto, noi ci fidiamo, speriamo che riesca anche ad accelerare, perché adesso anche Chiedi è un po' in ritardo. Sì. Poi il presidente non mi sembra preoccupato, arriveranno dei giocatori, qualcuno resterà, tre o quattro, ho sentito Ecco. una sua intervista. E poi soprattutto gli obiettivi, perché Di Matteo è un presidente ambizioso. A proposito, presidente, buonasera innanzitutto, Giovanni Tottodonati. L'obiettivo è riportare subito il Chieti in Lega Pro, Ma già da sicuramente quest'anno? questo vediamo di farcela perché ci teniamo a portare Lega Pro, però sai, il campionato non è così facile a vincerli. Non è, però proveremo a fare una squadra, un bel campionato. Ecco, la prima cosa è quello lì, è sempre sistemare i conti, quello è importante. Quindi diciamo che allestirà sicuramente una squadra competitiva. Ecco. Competitivo, quello la facciamo sicuramente. La panchina a Sicuramente. Giovanni Ignoffo, confermano? Giovanni Gnoffo, sì, è lui che abbiamo preso perché è uno che lavora molto bene anche con i giovani e loro punteremo su di lui. Daniele, come qua dietro? Come sta? Cosa succede? Ogni tanto perde la connessione. No, 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 noi No, no, la sentiamo sentiamo bene. bene. No, Quindi non cade. Ignoffo, neo allenatore del Chieti, entrerà in società anche il giovane imprenditore Daniele Ferro? Sì, anche lui, abbiamo lui e poi rimane ancora l'ex presidente con noi. Sì, certo, Serra che rimarrà. Rimane sempre con noi perché a parte gli investimenti che ha fatto lui nel passato, vorrebbe cercare di continuare ancora con la minoranza, però rimane con noi. E Ecco, poi c'è resterà. Danilo Ferri, anche lui è una spalla molto forte a fianco. Ecco, Un ragazzo presidente. molto giovane, un ragazzo che ha voglia di fare, di creare. Da qua No, no. facciamo delle belle cose. Poi Presidente, vediamo. resterà qualche giocatore dell'ultimo campionato di Serie D del Chieti? Ma sì, sono tre o quattro. Adesso poi c'è Michele Ciccone. Ah, è lì con lei? Sì, è con me Michele. Magari due parole anche dal neo direttore sportivo. Ci farebbe piacere ascoltarle, insomma, se vediamo un po'. Tanto Buonasera. siamo in diretta. Buonasera, Ciccone. Buonasera. Allora, diceva il presidente, qualcuno resterà dell'ultima squadra che ha partecipato al campionato di Serie D della Chieti. Si parla anche di Forgione. Sì, stiamo tentando praticamente di trattenerlo perché Forgione è un giocatore interessante, specialmente in questa categoria, e praticamente ha delle richieste per noi anche proprio oggi, guardi, oggi pomeriggio ci siamo,
messi in contatto con il procuratore per cercare di trovare un accordo e spero che lo chiudiamo quanto più presto possibile. Quindi ci sono buone speranze, buone possibilità? Sì, penso di sì, penso di sì. Oh, e altri giocatori li può dire dell'ultimo Chieti oppure? No, guardi, allora stiamo lavorando cessantemente, diciamo, per poter allestire una squadra per giocarcela con le altre pretendenti al campionato. Dicevo della squadra dello scorso anno, oltre a Forgione. Stiamo valutando, guardi, stiamo valutando senza fare nessuna eventualmente, se, perché c'è anche il fatto economico, no? Certo, giusto? Certo. Eventualmente, se troviamo l'accordo che qualcuno ci interessa di qualche giocatore dell'anno scorso, lo facciamo rimanere senz'altro. Ho capito. Però è tutto da valutare, perché giustamente noi dobbiamo guardare anche la situazione economica finanziaria, no? Noi dobbiamo essere precisi, diciamo, a gestire una situazione che sappiamo tutti come, mi dispiace dirlo, come è andata nello scorso campionato. Però onestamente noi facciamo le cose, diciamo, con una certa coerenza, con una certa affidabilità, e cerchiamo di andare avanti e portare a termine un campionato che Chieti comunque merita. Senta Ciccone, io ho letto il suo curriculum, insomma, di tutto rispetto, perché ha lavorato con Bari, Vicenza, Genoa in A, in C a Campobasso e nella Carrarese, quindi lei ha lavorato con Baldini nel 2017-18? Sì, confermo, sì. Abbiamo perso il campionato contro il Pisa nei playoff. Quindi insomma è stata... Sì, confermo, sì, perfetto. Ho una carriera abbastanza lunga, diciamo, un po' di esperienza. Ecco, la scelta di Gnoffo è sua o del presidente? Non ho capito? La scelta di Gnoffo. La scelta giustamente tecnica è mia, però onestamente l'ho condivisa con il presidente, con i dirigenti, con gli altri soci, voglio dire, ecco. Perfetto, perfetto. Allora, Ciccone, bocca al lupo, buon lavoro. A proposito di Toscana, sì, ritiro confermato, a Chianciano andranno in Toscana. Ah, ecco, quando, a Chianciano quando il ritiro? A Chianciano dal 31 al 13 di agosto. Quindi 31 luglio, 13 di agosto, il Chieti svolgerà la preparazione precampionato a Chianciano Terme. Presidente, l'ultimissima con lei, prima di salutarci. Io non le chiedo non le chiedo di fare promesse, perché insomma lei è ambizioso di natura, però no, dico soltanto che lei insomma ha avuto anche tante esperienze, ha fatto tante esperienze del calcio, no? SPAL, Mantova, Imolese. La Serie D la prima volta la faccio, La Serie D la prima volta, esatto, perché lei sta, l'ultima Serie C l'ha fatta a Grosseto, se non vado errato, vero? L'ultima a Grosseto, si sono retrocesso, però l'ho preso che era già l'ultimo in classifica, non ci siamo riusciti. Ho capito. Poi andato in Serie D, ho ceduto la società e mi sono ritirato. Okay. Che peccato quello che è successo a Teramo 5 anni fa, ma non ci torniamo, insomma. Non ho capito. Peccato per quello che è accaduto a Teramo 5 anni fa, ma non ci torniamo. Ah, cioè. sono cose che ce le siamo già dimenticati. È giusto, bisogna. Parole che l'hanno interpretato male, quella frase lì. Ah, ecco. È importante che davanti al generale dell'antimafia dei carabinieri ha capito tutto lui. Ah, ho capito. Importante. Ma in questo momento dove siete, presidente? Perché noi siamo lì a chiedere, dobbiamo andare a mangiare qualcosa e poi torniamo a casa. Ah, ho capito. Allora lasciamo alla cena. Vi lasciamo la cena. Grazie, presidente, è stato gentilissimo. Buonasera. Grazie. Buon lavoro e buona serata.